Podcast e benvenuti in un nuovissimo video! Oggi parleremo di tatuaggi! In particolare dei miei tatuaggi. Spesso infatti mi chiedete, ma Marina, cosa significa quel tatuaggio? Oppure quanti ne hai? A che età hai fatto il primo tatuaggio? Perché stai rimuovendo quel tatuaggio? Insomma, tantissime domande, quindi ho deciso di fare un video per rispondere a tutti questi vostri quesiti. Partirei subito dal primo tatuaggio che mi sono fatta. Avevo 16 anni, non si fanno i tatuaggi a 16 anni, bisogna essere maggiorenni, ragazzi, ricordatevelo. Erano le vacanze di Pasqua e io ero andata da mio padre in Spagna, a Madrid, e mi ero fissata che io dovevo tatuarmi. Quindi, cosa è successo? Mi sono svegliata di primo mattino, papà, vado a fare shopping in centro. In realtà sono finita a Calle de la Montera, che è una vietta appunto che c'è in centro, dove ci sono solo sexy shop e negozi di tatuaggi. Quindi io, spaesatissima, ero un po' presa male, però entro dentro questo, il primo negozio che ho visto, neanche sono stata a informare, il primo negozio sono entrata e questo tatuatore, tipo, era messicano, mi guarda la testa e i piedi, della serie cosa ci fai qui dentro, poppante, e mi fa: quanti anni hai? Io chiaramente ho detto 16, non è che ho pensato di dire una bugia e di far finta di averne 18, no, perché a me piace dire la verità, quindi io 16 anni, ok, quella è la porta, puoi andartene. Cosa? Insisto, alla fine lo convinco e lui mi dice chiaramente: se tu domani ti presenti qui dentro con i genitori o con chiunque, sappi che io e te non ci siamo mai visti, quindi questa è una roba illegale, la sto facendo, ma la chiudiamo qua. Tutto questo bordello per tatuarmi. Voi direte: poi sarà fatto un tatuaggio. Preparatevi. Questo è il tatuaggio. Cioè, rendiamoci conto, era giusto proprio per farsi un tatuaggio, perché comunque si vede poco, coi capelli soprattutto davanti proprio scompare. Se non si fosse capito, è una M in corsivo, la M di Marina, chiaramente, quindi molto originale, mamma mia, complimenti. Il secondo tatuaggio, in ordine cronologico, è questo qua che sto rimuovendo, perché prima di tutto non mi piace, quindi il motivo principale è che non mi piace, non lo voglio più vedere, e secondo è che l'ho fatto con uno dei miei primi ragazzi, che c'era tra l'altro uguale nello stesso posto. Quindi c'erano motivi a sufficienza per rimuovere una volta per tutte questo tatuaggio, che tra l'altro ho iniziato a odiare col passare degli anni, perché in realtà prima non ci facevo così tanto caso, però alla fine mi sono accorta che era l'unico tatuaggio che si vedeva così tanto, che era così visibile, e quindi ho iniziato tipo per un periodo a coprirmelo col cerone, che però poi o si scioglieva col caldo, tutto insomma un casino. Alla fine ho detto: boh, basta, tagliamo la testa al toro, leviamo questo tatuaggio e chi si è visto si è visto. Questo è quello che rimane di questo tatuaggio, che era praticamente un fiore fucsia con le foglie verdi e questi ghirigori neri. Sta andando via molto bene. Ne approfitto per rispondere un attimino alle domande più frequenti che mi fate sulla rimozione di questo tatuaggio o dei tatuaggi in generale. Allora, fa male? Sì, tanto. Infatti prima del trattamento solitamente metto sempre la crema anestetizzante. La seconda domanda che mi fate spesso è: costa rimuovere un tatuaggio? Assolutamente sì, costa molto di più rimuovere un tatuaggio rispetto a quanto costa fare un tatuaggio. Il prezzo della seduta varia a seconda della dimensione del tatuaggio, dei colori usati, dell'inchiostro, eccetera eccetera, e considerate che non fate solo una seduta quando rimuovete un tatuaggio, ma di solito la rimozione di un tatuaggio necessita di più sedute, che vengono valutate insieme insomma alla tipologia di tatuaggio e eccetera eccetera, quindi sì, vanno via tanti soldi. La cosa un po' fastidiosa di quando si fa il laser, insomma un tatuaggio per rimuoverlo, è il mantenimento, cioè se vai al mare il sole non lo puoi prendere, chiaramente ti devi mettere la 50 almeno nella zona del tatuaggio, però capite che se mi metto la 50 solo qui poi mi rimane la macchia, quindi faccio prima a mettermi tutta la 50 sul décolleté, in viso, insomma diciamo che il sole lo potete salutare. Proseguiamo con il terzo tatuaggio, che ho rifatto nello stesso negozio di tatuaggi dove mi ero fatta questa M qua, a Madrid, sempre un tatuaggio molto importante, molto grosso. Una chiave di violino, questa fantastica chiave di violino che ormai è sbiadita perché l'ho fatta tanti anni fa. Come avrete notato c'è un puntino vicino, in realtà è un puntone, doveva essere molto più piccolo, mi piaceva l'idea del musica punto, cioè della serie P
per me la musica è tutto, era questo il concetto. In realtà mi ha fatto un punto enorme che sembrava quasi un neo, che sto rimuovendo col laser. Il quarto tatuaggio che mi sono fatta è una scritta, avevo più o meno 21-22 anni, quindi era qualche anno dopo rispetto agli altri. È il titolo di uno dei miei film preferiti, che ho portato anche, che ho inserito anche all'interno della mia tesi di laurea in cinema italiano, ed è La Dolce Vita, quindi è semplicemente la scritta La Dolce Vita. Mi ricordo che quando ho fatto il primo incontro con il mio relatore di tesi, parlando appunto della mia passione per il cinema italiano, per Fellini eccetera eccetera, gli dissi no, perché io mi sono tatuata La Dolce Vita. Lui mi guardò un po' stranito e mi ha chiesto ma quale scena? E non ci capivamo, lui pensava che mi fossi tatuata una scena della Dolce Vita. In realtà era solo il titolo, però vabbè, bastava il pensiero. Questo è il famoso tatuaggio della Dolce Vita. Devo dire che è stato il tatuaggio più doloroso di tutti, ragazzi, non potete capire il dolore. Anche perché come vedete qua è tutta ciccia e quindi fa un male cane. E pensateci bene se volete fare un tatuaggio in questo punto. L'ho fatto ribattere inoltre due volte perché la prima volta non mi piaceva che c'erano delle imperfezioni, quindi l'ho fatto ribattere. Dopo questa scritta ho deciso di fare un'altra scritta, a distanza credo di 1-2 anni, e anche questa molto dolorosa come punto, è qua nel costato, sulle costole. C'è una cosa che mi fa troppo ridere, tantissimi di voi quando magari pubblico foto o video o musical in cui si vede pensano che sia una ferita. No ragazzi, è semplicemente un tatuaggio rosso. Allora, lo so che è difficile da decifrare, c'è scritto This girl is on fire. Allora, praticamente This girl is on fire fa parte del testo di Girl on Fire di Alicia Keys, una bellissima canzone che sicuramente tantissimi di voi conosceranno. Perché ho deciso di tatuarmi questa frase? Tutto risale alla prima volta in cui ho sentito questa bellissima canzone, e in particolare quando è partito il ritornello, è proprio il momento top della canzone, This girl is on fire, io lì ho sentito proprio dentro una roba esplodere, e mi ricordo che ho detto, no vabbè, ma questa, cioè, me la sentivo troppo questa canzone, ho detto, questa è la mia canzone, questa girl on fire sono io, me la devo tatuare questa frase. E niente, allora, il giorno dopo, vi giuro, sono andata dal tatuatore e me la sono tatuata, avevo anche deciso già il colore, rossa, proprio come il fuoco. Forse è uno dei pochi tatuaggi che non mi hanno ancora stufato, perché mi piace il punto, mi piace il colore. Poi questa cosa che a tanti di voi sembra una ferita è anche molto concettuale, perché effettivamente è come se fosse la cicatrice di quel momento della mia vita, che però grazie a quel momento poi sono esplosa, insomma non so se mi sono spiegata. L'ultimo tatuaggio che ho fatto invece è questo cuoricino qui, che mi piace un sacco, perché sembra appunto disegnato insomma col pennarello, colorato col pennarello, non sembra un tatuaggio. Allora, questo cuoricino l'ho fatto 4 anni fa credo, e me l'ha fatto un tatuatore napoletano che ho conosciuto a una convention in Puglia, pensate un po' di tatuatori. Quando è venuto su a Milano, alla convention qua a Milano, l'ho sentito e ho detto, guarda Paco, mi devi assolutamente tatuare questo cuoricino. E in realtà il significato è abbastanza semplice, nel senso, l'amore per la musica. Come vedete qua c'ho la chiave di violino e qua il cuoricino. E infatti una roba che volevo fare era scrivermi All I Need Is qua in mezzo, però alla fine non l'ho fatto, e forse è stato anche meglio così, perché diciamo che il polso si vede sempre molto, quindi era meglio una roba un po' più soft. Concluderei questo video consigliando a tutti coloro che mi seguono, che hanno in progetto di tatuarsi, insomma stanno pensando a un eventuale tatuaggio, di pensarci bene, dovete essere sicuri di quello che vi tatuate. Possibilmente io, almeno Marina, vi consiglia di tatuarvi in posti non super visibili, perché secondo me a lungo andare poi ci si stanca. E terzo punto, insomma, non fate tatuaggi con i fidanzati. Come al solito, se vi è piaciuto il video ricordatevi di iscrivervi al canale e di cliccare sulla campanella che trovate vicino al tasto di iscrizione per rimanere sempre aggiornati su tutti i miei video. Ricordatevi anche di seguirmi su tutti gli altri social, cioè Facebook, Instagram e Musical.ly. Io vi mando un bacione e mi raccomando, rifletteteci!